Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 22, il viaggio degli Argonauti, Ila, Cizico e Amico. Abbiamo lasciato Giasone sulla tolda della nave Argo con la prua rivolta verso nord, in direzione della Colchide. Sulla nave alberga il buon umore, tanto che Eracle sfida i compagni ad una gara di resistenza nel remare. Tutti gli eroi accettano, anche se sanno che nessuno potrà battere il figlio del Cmena. Così accade, infatti. Uno a uno abbandonano il remo. Resistono solo i due gemelli, Castore e Polluce, e Giasone a tenere il ritmo di Eracle. I Dioscoli, figli di Leda, però, alla fine cedono anche loro. Alle foci del fiume Chio, nelle terre di Misia, Giasone sviene per la stanchezza e quasi nello stesso momento il remo di Eracle si spezza in due. L'eroe se la prende con il remo così delicato che gli ha tolto la gioia di prendere in giro i suoi deboli compagni, e gli Argonauti, sorridendo sotto i baffi, riprendono questa volta con calma a remare. Sbarcano per far rifornimento di viveri e acqua. Ila, l'assistente di Eracle, si allontana con degli orci per riempirli ad una fonte e non ritorna più. Eracle, preoccupato, va alla ricerca dell'amico nei boschi, ma non lo trova. Quasi impazzisce dalla rabbia e dal dolore per il perduto amico. Ila è l'amante di Eracle e un rapporto di affetto è il legame tra i due. Non ti deve stupire questa intimità maschile. Anticamente faceva parte del normale percorso di educazione e crescita del giovane greco, andare sotto la protezione, la formazione e la guida di un adulto. Si riteneva che la frequentazione fra maschi rendesse gli uomini maggiormente virili, forti e solidali. Al contrario, chi tra i maschi amava passare molto tempo, diciamo così, con le donne, veniva mal visto. In qualche maniera l'influenza femminile avrebbe indebolito lo spirito maschio dell'uomo. Questa visione misogina dell'influsso negativo femminile è presente anche nella cultura romana. Il termine effeminato, tanto per dirne uno, che al giorno d'oggi stigmatizza il comportamento di quei maschi che nei gesti o nel parlare ricorderebbero l'agire femminino, nel suo significato originale sta a significare indebolito, ovvero reso debole come una femmina. Frequentare le femmine rende effeminati, deboli. Mi sono soffermato un po' su questo argomento sia perché lo trovo interessante sia per dare tempo ad Eracle di cercare l'amico, ma non lo troverà. Ila, alla fonte dove è andato a riempire gli orci, è stato notato da delle ninfe di quella fonte. Tutte se ne sono innamorate a prima vista, tanto il giovane è bello e virile. Con lusinghe e carezze lo hanno attirato a sé e, una volta sceso in acqua, lo hanno rapito, portandolo nelle profondità di un lago. Esiste un quadro che amo molto e che ti lascio indicato nella descrizione di questa puntata. La particolarità di questa tela è che di Ila non si riesce a vedere chiaramente il volto, mentre delle ninfe ci si accorge subito che hanno tutte lo stesso viso, con la stessa inquietante espressione tra l'ingenuo e l'ipnotico. La scena ci mostra l'attimo prima che Ila venga tirato giù nelle acque e scompaia. È un quadro che mi mette sempre un po' a disagio, ma di cui non so fare a meno. E di tanto in tanto, infatti, torno a guardarlo.
Eracle, nella maggior parte dei racconti sul viaggio degli Argonauti, per il dolore non tornerà più a bordo della nave e riprenderà le sue fatiche ai biziosi comandi di Re Euristeo. In altre versioni, invece, prende il comando della nave stessa. Per il momento lo lasciamo libero di smaltire questo dolore. Giasone con i suoi si ferma presso la penisola di Arto, nel regno di Cizico, governata da un suo vecchio amico, il re Cizico. Il re è così contento di incontrare questo suo vecchio amico che lo invita ad una cena meravigliosa con danze e divertimenti di ogni sorta. Si festeggiano infatti le sue nozze con Clita. Gli amici brindano, ridono e scherzano. Festeggiano anche la loro grande amicizia. Gli abitanti di quel luogo, nonostante la gioia di quella festa, covano in cuore una grande paura per dei giganti a sei braccia che di tanto in tanto fanno delle incursioni derubando e uccidendo. Questi giganti, mentre l'equipaggio è ai festeggiamenti del re, assalgono Argo, ma gli eroi, rimasti a guardia al molo, riescono a respingerli. Alla sera è giovane e bisogna festeggiare. La mattina successiva tutti con un cerchio alla testa si salutano e si abbracciano e si giurano eterna amicizia. La nave prende il largo, ma arriva una improvvisa tempesta e il buio si abbatte sopra la nave, tanto che Tifi, meraviglioso timoniere, non riesce più a dirigerla. Nel bel mezzo della tempesta intravede una spiaggia e subito cerca di raggiungerla. Gli Argonauti non fanno neanche in tempo a sbarcare e a sentirsi al sicuro che vengono attaccati da dei nemici che sorgono dal buio e subito iniziano a difendersi e a combattere quasi alla cieca in quel buio inquietante che li circonda. I nostri eroi ignorano che la tempesta li ha portati a tornare proprio sulle sponde che avevano da poco lasciato. Coloro contro cui combattono sono gli stessi amici con cui hanno brindato poche ore prima. In quel buio gli abitanti di Cizico temono che dal mare siano arrivati dei pirati e li combattono a più non posso. E sempre in quel buio gli Argonauti, pensando di essere sbarcati su una spiaggia lontana e non riconoscendo gli amici, pensano di essere caduti in una imboscata da parte di un nemico quasi invisibile. Improvvisamente il buio si dissolve, ritorna la luce e gli amici che si sono combattuti, riconoscendosi, realizzando l'eccidio fra fratelli che si è compiuto, cadono in ginocchio a terra piangenti. Lo stesso Giasone, al levarsi della nube nera, si rende conto che sotto la sua spada è caduto proprio il suo grande amico, Re Cizico. Cos'è accaduto? La dea Rea, irata dal fatto che la popolazione della città combattesse contro i suoi figli a sei braccia, ha fatto cadere una coltre nera sulla città e sul mare. Lo stesso dio Pan, divinità dei boschi, mezzo uomo, mezzo capra, che grazie alla sua voce riesce a far impazzire le persone, ha fatto in modo che gli amici non si riconoscessero. Il potere di Pan è terribile. Con la sua voce riesce ad evocare allucinazioni negli occhi di chi lo ascolta. La vendetta di Rea si è compiuta. Non resta che seppellire i morti e piangere la scomparsa degli amici più cari. Questa triste e terribile abilità del dio Pan, ovvero di far scaturire davanti agli occhi delle persone delle allucinazioni tali da far loro commettere azioni che mai avrebbero pensato di compiere se avessero avuto il lume della ragione, ha suggerito il nome agli psicanalisti per definire quell'evento che ci toglie il respiro, non ci dà tregua, non ci fa capire nulla e ci impedisce ogni tipo di ragionamento. L'attacco di panico, l'attacco del dio Pan. Argo è di nuovo in mare e arriva all'isola di Bebrico, dove regna l'arrogante re Amico. I marinai scendono, hanno voglia di distrarsi, divertirsi, dimenticare. Amico, figlio di Poseidone, è uno dei più grandi pugilatori del mondo, imbattibile. Quando Amico viene a sapere che a bordo di Argo tra i marinai c'è proprio Polluce,
uno dei due Dioscoli, famosissimo pugilatore, non può resistere e lo sfida ad un incontro. Amico è figlio di un dio, imbattibile. Polluce è pure un semidio, per cui nessuno lo può sconfiggere. Lo scontro è cruento e prosegue a lungo, senza che nessuno dei due riesca a battere l'altro. Amico, contro ogni sportività, indossa dei guanti con punte di bronzo, mentre Polluce usa quello con le normali corregge. Polluce, più veloce ed accorto, lo fa arrabbiare colpendolo al naso e alla mascella. Amico, sempre poco sportivamente, gli afferra un polso e lo blocca. Carica un pugno, ma prima che possa sferrarlo, Polluce riesce a colpire Amico nel suo unico punto debole, il gomito. Colpito proprio lì, Amico perde in un attimo ogni forza e soccombe ai successivi tre pugni dell'implacabile Polluce. Non è la prima volta che sentiamo parlare di una figura imbattibile, invulnerabile tranne che per un particolare. Sicuramente ricorderai Achille, figlio di Tetide, la quale, premurosa madre, per renderlo invulnerabile, l'ha immerso neonato nelle acque del fiume Stige, tenendolo per un tallone. Achille, grazie a questo bagno, avrà il corpo completamente invulnerabile, termine che significa che non può essere ferito da frecce. Ma quando la freccia di Paride, principe troiano, riuscirà a colpire proprio il tallone, il fatato corpo perderà la sua magica invulnerabilità, rendendo Achille finalmente mortale. E così Aiace, altro eroe della guerra di Troia, che decide di togliersi la vita, cerca disperatamente di farlo, non riuscendoci mai, fino a quando non tocca il suo unico punto debole, il fianco sotto il braccio. Ferendosi proprio lì, Aiace pone fine alla propria vita. E anche il nordico Sigfrido, che si bagna nel sangue di drago, sempre per rendersi invulnerabile a causa di una foglia che si posa sulla schiena dell'eroe all'altezza del cuore, in quell'unico, piccolo, limitato pezzetto di pelle, sarà vulnerabile. Mi piace pensare, quando incontro questi eroi invulnerabili, tutti di un pezzo, inamovibili e temibili, a quante volte noi cerchiamo di apparire tali agli occhi degli altri. Cerchiamo di mostrare il lato migliore di noi, quello che non sbaglia mai, quello che ha sempre successo, quello che non teme nulla e che non ha bisogno di nulla. Anche la persona più forte, più invulnerabile, più sicura di se stessa ha un piccolo, limitato, circoscritto spazio della pelle, per così dire, in cui è vulnerabile. Noi cerchiamo di nascondere questa debolezza, perché è così che la chiamiamo e ce ne vergogniamo, quando invece dovremmo andarne orgogliosi, in quanto in tutta l'inflessibilità della nostra vita, quella piccola vulnerabilità rappresenta il luogo dove possiamo essere veramente feriti, dove possiamo essere abbattuti, dove possiamo tornare ad essere degli esseri umani. Ed è proprio quella piccola vulnerabilità che ci ricorda quanto è bello esserlo. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.